ってんの？黒幕を倒したのに、どうして騒ぎが収まるどころか大きくなっていくの？ついに、ついに、我、セフィル・ルカがこの舞台の中心に立つ時が来たのだ！ついに権限したのに、あの場所から出てきてしまうとは。これが真のラスボスってわけ？うっはー！上がるー！説明を受けたでしょう。あいつを倒さないと平穏な生活は戻ってこないのよ。とりあえずできることをしよう。では覚悟。守りのリンゴ分は働くと。お兄ちゃんと一緒に戦う。幻想をぶち殺す。ほうほう、気に入らん奴らをわざわざ一箇所に集めてくれたというのか。これは好都合。ならば一時に消し去ってくれるわ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight con questa bella musichetta in sottofondo tranquilla e Asuna che ci parla. Direi che non si può iniziare meglio. Ecco a voi signori Crossing Void, nuovo videogioco qui per voi sul canale e che è uscita da poco la versione global sul Play Store. Quindi se sul Play Store cercate Crossing Void lo potete trovare. Finalmente un videogioco versione global, perché ormai la gente si era abituata a vedermi giocare in giapponese su Memory of the Frag, quindi ormai si aspettavano magari anche questa versione giapponese, invece no. Devo dire che per la precisione ho già giocato la versione cinese, perché sì, era cinese questo gioco in origine, e adesso però che è uscita la versione global ho deciso di ricominciare. Ero arrivato più o meno sulla trentina di livello nella versione cinese, quindi neanche troppo avanti. E qua praticamente nel giro di 4 giorni sono arrivato a livello 28, ma neanche 4 giorni, 3 giorni e mezzo diciamo. Quindi veramente ci ho dato dentro. E poi considerate anche che conoscendo già il gioco è sempre più facile andare avanti, livellare, fare, non lo so, un bel team. Quindi adesso andiamo a vedere prima di tutto tutti gli anime che vengono ricompresi in questo gioco, perché per chi non lo sa Crossing Void è un picchiaduro a turni, diciamo così. È un combattimento a turni in cui ci sono diversi personaggi di tutti gli anime possibili e immaginabili. Non proprio tutti, però ce ne sono veramente tanti. Quindi davvero Dengeki Bunko, occhio di riguardo. Vi faccio vedere tutti gli anime che sono ricompresi qui. Allora, vediamo un po'. Nei book. Qui vedete che ci sono tutte le novel di tutti gli anime ricompresi. Non li conosco tutti ovviamente, ad esempio questo non lo conosco. In YouTube There Is Never A Girl Online. Con Aqua e Russian, ho visto qualche video su YouTube, deve essere sinceramente bello, però non l'ho visto questo anime. Poi abbiamo Blanjon Angel Dokuro Chan, e dovrebbe essere, cos'è, tipo Angel Beats, una roba del genere. Poi abbiamo A Certain Magical Index, non l'ho visto questo, mea culpa, ma dovrei vederlo perché ho visto anche qualche video e non era niente male come anime. E qui abbiamo Mikoto, Kuroko, Toma, quindi ci sono un bel po' di personaggi. Poi abbiamo dei regular at Magic High School, questo lo consiglio caldamente a tutti quanti, bellissimo come anime, davvero spettacolare. Anche il film mi è piaciuto tantissimo. E peccato che c'è solo Miyuki e non c'è anche Tatsuya, ma penso sia una scelta anche voluta, perché Tatsuya è praticamente Gesù Cristo, quindi se mettevano lui dovevano annientare tutti gli altri personaggi in termini di potenza. Poi andiamo avanti. Rokyubu, questo non l'ho neanche mai sentito nominare, mai visto, wow. Comunque Tomoka e Innocent Charm, comunque vi giuro non l'ho mai visto questo anime, ma mai neanche sentito, quindi può essere una nuova scoperta. Poi abbiamo Black Ballet, questo ne ho sentito parlare, ho anche visto su YouTube, però non l'ho visto purtroppo, mea culpa. Comunque veramente vedete che non ne ho visti tanti, per quanto uno magari può essere, no, informato, non è che uno li vede tutti. Qui abbiamo Rentaro e Enju, mi sembra che il protagonista era tipo un detective con una squadra di loli al seguito, una roba del genere. Qui abbiamo lui e la sua supporter. Poi abbiamo Strike the Blood, bellissimo questo anime. Questo invece l'ho visto, ho finito da poco la terza stagione, quindi ve lo consiglio caldamente a chi non l'ha visto perché è spettacolare. E ora, soprattutto che ho Kojo in team, il quarto progenitore, vi posso assicurare che è devastante in questo gioco. Quindi per chi ce l'ha, mi raccomando usatelo perché è davvero potente. Poi abbiamo
Kino's Journey, The Beautiful World, questo non ho proprio neanche idea di cosa sia. Mai visto, zero. C'è tipo un tizio con... cos'è, tipo un pilota, un... non so. Me lo direte voi nei commenti. Poi abbiamo Shakugan no Shana. Questa pure non l'ho mai vista, non ho mai visto l'anime, però qualcosa mi ricorda, stranamente qualcosa mi ricorda. Da un bel po' di mosse di fuoco comunque, quindi ci sarà anche un bel po' di magia in questo anime evidentemente. Poi abbiamo Durarara. Questo ho visto un sacco tipo di meme su YouTube di questi che si menano, non l'ho mai visto, però vi posso assicurare che ho visto più meme di questi che non di nessun altro. Questi che si menano, o quello lì Shizuo che grida sempre Isaya e cose del genere, poi non è che lo so imitare, va bene. Poi abbiamo Toradora, bellissimo Toradora, ve lo assicuro. Mi sembra strano che non c'è Taiga, però c'è solo Ryuji, stranissimo, pensavo ci fosse anche Taiga. Comunque c'è solo Ryuji di Toradora, davvero bello come anime, anche un po' particolare, diciamo un po' psicologico, per chi magari gli piace insomma quell'anime che tende anche un pochino a divagare su argomenti importanti nella vita, insomma carino comunque come anime, ve lo consiglio. Poi abbiamo Sword Art Online Alternative Gangale Online, che mi sono altamente rifiutato di vedere perché sinceramente preferisco lo Sword Art Online originale. Questa versione alternativa l'ho lasciata come una sorta di eresia, però scommetto che a molti di voi farà piacere. E abbiamo quindi Len di Alternative Gangale Online. Poi abbiamo Grimoire of Zero, mai sentito nominare, e c'è tipo questa maghetta demone, non so cosa sia. Va bene, quindi questo proprio zero. Poi abbiamo Oreimo. Beh, caspita, se non avete visto Oreimo state veramente ridotti male, ve lo assicuro. L'anime più importante per il tema Siscon, Sister Complex. Quindi per chi si vuole vedere qualche bell'anime romantico tra fratello e sorella, questo è il Siscon per eccellenza, quindi guardatevelo. Poi abbiamo The Devil is a Part-Timer. Questo ho visto un bel po' di video su YouTube, fa scassare da ridere, un po' di quegli anime così divertenti. Non l'ho visto, però insomma una sciroppata su YouTube me la son fatta. Peccato che non c'è Satan, cioè il protagonista, ma c'è solo la supporter, Amy, che era peraltro anche un'eroina, cioè era del clan degli eroi, vabbè. Poi abbiamo Ground Control to Psychoelectric Girl. Io non so questa dove sia uscita. E wow, questa era pure Psychoelectric. Mecchi. Va bene. E poi ecco qua, Sword Art Online, ragazzi. Beh, ormai qua non c'è nulla da dire a riguardo. E vi posso garantire che ci sono un sacco di persone, vedete, Kirito, Asuna, Yuki, Lifa, e per di più hanno aggiunto Alice da poco, quindi davvero stanno aggiungendo nuovi personaggi, anche perché si sono accorti che Sword Art Online tira parecchio, quindi hanno detto qua è meglio puntare su Sword Art Online. Poi abbiamo Axel Ward, questo è sempre di Rekiki Kawara, lo scrittore di Sword Art Online, però non l'ho mai visto, ma perché non mi ha mai attirato così tanto, sarà che Kuro Yukime, non so, non mi attira troppo, o perché c'è Haruyuki che io chiamo sempre come Silver Pork, però vabbè, un po' un anime particolare Axel Ward. Poi abbiamo Boogie Pop and the Others. Non ho idea di chi sia. Anche questo I don't know. Andiamo avanti. Heavy Object, pure questo non so chi sia, però sono tipo dei soldati comunque, ve lo assicuro, perché li ho visti usare, li ho giocati, sono dei soldati, piazzano mine, sparano, quindi dovrebbero essere dei soldati. E poi abbiamo questi qui che sono unavailable, non so per quale motivo, lo scoprirò più avanti. Vi ho fatto una bella sciroppata di anime previsti qui nel gioco. Abbiamo già perso un bel po' di tempo, però ci tenevo a far vedere tutti gli anime compresi qui. Faccio vedere giusto il mio team qui. Allora, qua ci sono un sacco di personaggi. Questo è il team che sto utilizzando adesso. Quindi abbiamo in prima linea Asuna e Kirito in combo. Asuna S. Wow, vi giuro che mi sono massacrato per trovare Asuna S negli scout. C'era il rate up sia su Asuna che su Kirito. Però purtroppo ho trovato solo Asuna. Kirito l'ho trovato A, ma non S. Anche se comunque i personaggi A sono lo stesso molto forti. Poi abbiamo in seconda linea Kirino e Kuroneko di Oreimo. Quindi diciamo loro sono le mid laner, quelle, le maghette diciamo, che fanno
È buona anche Kuroneko perché toglie i buff dai nemici e Kirin è buona perché può anche curarvi, quindi questa doppia complicità. E poi abbiamo da Strike the Blood in ultima fascia Kojo e Yukina. Vi assicuro che Kojo è troppo troppo forte. Lancia degli attacchi a bomba proprio, a bomba. Quindi davvero ve lo consiglio nel caso ce l'abbiate nel vostro tra i personaggi lì, nel vostro inventario. E niente, questo è il mio team. Ho anche Amy, qui la versione S, questa qui. La posso, ecco, Amy. Però vediamo, perché non sono molto convinto di Amy, non mi piace molto il personaggio, nonostante sia S. Ora, già è passato un bel po', non so se fare magari una missione per farvi vedere come funziona il gioco. Allora, torniamo magari un po' indietro. Faccio vedere questa boss battle magari. Facciamo giusto un combattimento rapido. C'è anche la modalità automatica per chi fosse talmente pigro da non voler giocare. Quindi facciamo questo scontro alla veloce. Questo video sarà un po' più corposo. E poi dopo direi che possiamo finire. Allora, come vedete, ogni personaggio ha diversi attacchi. Gli attacchi consumano la barra blu, quella a sinistra. Però quando usate un attacco che comporta un costo, trasferisce il consumo in quella barra gialla. La barra gialla si usa per lanciare la ultimate, l'attacco finale. Quindi in questo caso Asuna ha l'attacco 0, quindi non consuma nulla, come neanche Kirino. Ecco qua. Poi adesso vediamo Kojo che invece consuma 3, quindi consumerà 3 blu, ma darà 3 punti al giallo. Quindi poi dopo per le ultimate caricherà 3 punti. Poi come potete vedere ci sono attacchi che colpiscono solo una persona e attacchi che colpiscono tutti e tre. C'è chi colpisce solo davanti, chi colpisce solo dietro, chi colpisce solo in mezzo. Esempio, questo attacco di Asuna, cioè in realtà di Kirito da supporter, attacca tutti quanti, vedete? Adesso facciamo ancora con Kirino. Olè. E poi colpiamo duro con Kojo. Pam! Vedete che adesso ho tolto molto di meno, perché? Perché i nemici hanno un buff sulla difesa, che è questo qui. Cheering, damage taken reduced by 75%, quindi ridotto il danno al 75%. Quindi qui è molto importante anche l'uso dei buff. Per esempio, se io, ad esempio, non consumo niente di Asuna, uso la 0, mi conservo i punti per Kirino, in questo caso Kuroneko, che ha una magia per togliere i buff ai nemici. Quindi adesso vedete che spariscono gli scudi, ora non ci sono più, e con Kojo gli lancio la mossa finale da 12. E questa fa male, ragazzi, questa fa male! Kefauver! Boom! 10.000 di danno. Questa direi che ha fatto male. Sono rimasti i superstiti, poverini. Uno con 900, uno con 1.300. Mamma mia, i cadaveri ormai sono rimasti. E in più abbassa le difese a tutti quanti. Quindi davvero ottimo, Kojo. Andiamo di nuovo con Kirito che colpisce entrambi. E penso li finisca anche. Perfetto, in 4 round li abbiamo sterminati. Ottimo. E poi ovviamente il gioco comprende anche varie missioni, vari livelli. Quindi davvero grandioso come gioco. L'unica pecca di questo gioco, che posso. Pecca fino a un certo punto, dipende da che punto la vedete, è che ci vuole tanto per livellare. Quindi per procedere avanti di livello, comunque nella storia, dopo un po' fate fatica. Dopo un po' vi accorgete che, oddio, non riesco più ad andare avanti. Perché bisogna livellare, e per livellare ci vuole tanto tempo. Quindi è un po' lento nel progredire, però da un lato vuol dire anche che vi dura di più. Per quanto riguarda gli scout, ultima cosa, non vi fate fregare troppo dagli annunci che vi dice garantì S character, semplicemente qui ve ne garantisce uno se pagate 9,99, quindi non vi fate fottere da questi annunci, ve lo dico, sì, ve lo garantisce se pagate 9,99, quindi preciso. Gratis dovete andare per via scout, che sono questi con la macchina delle bibite. E che usano sia i Maijo, quelle specie di perle che sono in cima, e sia i biglietti. E poi ci sono anche dei retap, tipo adesso c'è il retap di questo Dulalan e Isaya, che sono di Durarara. E poi c'è anche lo scout edizione limitata di Alice, però ovviamente qui non si usano gli stessi biglietti, sono i biglietti dorati, quindi è un po' più difficile fare scout su Alice. E che dire ragazzi, io direi di avervi detto tutto. Non so se farò dei video su questo videogioco oltre questo, perché è difficile fare una vera e propria serie su questo videogioco. C'è la storia, ci sono gli scout, non è che ci sono veri e propri eventi come Memory the Frag che escono i banner.
Quindi fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se volete altri video, consigli sulle squadre, qualunque cosa. E per di più, se volete anche unirvi alla mia gilda, l'ho creata tipo da oggi pomeriggio, se qualcuno vuole unirsi, Franci Dark Knight YT, quindi mazzavo che fantasia, quindi se mandatemi l'invito vi accetto tutti, e non so, giochiamo nel tempo libero, anche se non so cosa si possa fare in gilda. Che dire, quindi vi saluto, questo video è bello corposo, ora devo mettervi pure a montarlo, spero vi sia piaciuto, spero che vi piaccia questo gioco, magari provatelo, anche se magari non vi interessa, dateci giusto un occhio e poi al massimo decidete voi se continuare. Che dire, da Franci Dark Knight e Asuna è tutto, ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.